Morgagni era un uomo profondamente religioso. Il professor Morgagni è stato un rivoluzionario. Dei 10 figli rimasti, 8 femmine fecero tutte la scelta di monacarsi giovanissime. Morgagni operava in un contesto particolare, che era lo Stato Pontificio. Le autopsie erano un vero e proprio spettacolo. Si mise in contrasto con i professori che lo accusarono di ammorbare l'aria con le esalazioni pestifere delle sue autopsie. Come possiamo osservare, aprendo il cranio di questa ragazza, che dopo il diniego all'ingresso al chiostro era caduta in uno stato di delirio, dapprima malinconico e poi maniaco, nel suo cervello troviamo dei piccoli corpuscoli biancastri, alcuni rotondi, altri oblunghi, certuni di forma irregolare. Per le minacce alla sua vita, Morgagni è dovuto emigrare. Ma questi studi si basano sulla profanazione di un cadavere. Il Morgagni va immaginato come un uomo solo, perché era lui l'innovatore, era lui lo scopritore del momento. Vuole rompere assolutamente con quella che è la concezione dell'epoca legata ad una malattia quasi calata dalla divinità. La sua urgenza di comunicare alla comunità scientifica settecentesca quelli che erano gli esiti del suo viaggio all'interno del corpo. Già nel 1700 aveva capito perfettamente l'importanza dei rapporti internazionali. Thank you.